Everybody, sì, nei prossimi video probabilmente mi vedrete vestita molto comoda, tuta e maglione o qualcosa per il freddo. In realtà non fa freddo, ci sono 13 gradi, sono io che sono un po' così. Comunque, adesso mi prendo il caffè. È strabollente. Normalmente questi video delle vostre domande che mi lasciate su Instagram, sto notando che ho il viso molto al buio, ma a voi frega qualcosa? No, non ho voglia di tirare fuori la ring light, non mi interessa. Tanto questi sono video di chiacchiere, non dobbiamo vedere chissà che cosa. Dicevo, normalmente quando faccio questi video delle vostre domande è il venerdì sera col bicchiere di vino, no? Oggi è domenica, è quasi sera, anche se ormai le giornate si stanno allungando molto, vedete che fuori è ancora chiaro. E quindi niente vino, non ne voglio, mi sono fatto un caffè molto strong. Allora, mi avete lasciato le domande su Instagram quando vi do la possibilità di farlo dalla funzione nelle stories, anche se alcuni di voi continuano a non capire che non dovete mandarmi messaggi privati per le domande, ma dovete cliccarci dentro e scriverle lì nella box. Anyway, doesn't matter, ne ho selezionate alcune, ne ho dovute scartare tante come al solito perché molto ripetitive, alcune non avevano obiettivamente neanche senso. Sono cattiva, I know, I know. Anyway, passiamo a rispondere direttamente alle vostre domande. Faccio un sorso di caffè senza ustionare la bocca. Ok, è bevibile. Passiamo a queste domande, anche perché alcune, un paio almeno, mi danno anche la possibilità di così toccare proprio degli argomenti, e quindi molto spesso questi miei video delle domande risultano anche con informazioni, no, che riguarda Londra. Apro una piccola parentesi, molti dei miei video futuri, cioè molti, alcuni dei video che farò nei prossimi giorni, le prossime volte, li vedrete sempre da casa in questo angolo probabilmente, perché sono video così di informazioni dove li farò arrivata da casa, arrivata dal lavoro la sera, e quindi diciamo che saranno ambienti un po' bui, la luce non sarà perfetta, perdonatemi, ma almeno sono tornata. Allora, partiamo con queste domande. Allora, c'è una persona che mi ha lasciato la domanda in tre volte, perché no, 4, 5, 6, non mi ricordo. Ecco, non approfittiamone, nel senso cerchiamo di farne una, massimo due. È in realtà una specie di discorso. Comunque mi fa i complimenti, quindi Mirko, comunque in ogni caso ti ringrazio. La domanda, per riassumere un po', dice: in quale borough o zona di Londra consiglieresti di vivere ad un ragazzo giovane? La tua zona nord di Wembley mi sembra carina, ho letto vari articoli, vorrei avere il tuo parere. Io non abito a nord di Wembley, sono molto più centrale, però sì, non sono distantissima da Wembley. Io direi che, allora, la risposta sarebbe: dipende dalla disponibilità economica, perché io, se tu mi dici un quartiere per i giovani, ti posso dire Shoreditch, Hackney Wick o Angel o qualcosa del genere, ma ovviamente certi quartieri hanno dei costi non indifferenti, quindi non lo so, io direi ci sono, sai, like Ealing Broadway, per esempio, è molto ben collegata, è una zona molto viva e a me non dispiace per niente. Io ho una zona che sicuramente consiglio, un quartiere, non è un borough, ma è un quartiere. Quindi non ti posso dire esattamente un punto o un borough, perché te ne potremmo nominare tanti, ma tanti no magari, però dipende molto dalla tua disponibilità economica, perché se ne hai tanta di disponibilità economica, sicuramente un Shoreditch o... adesso no, in questo momento non mi vengono, però ecco, dovresti essere un pochino più preciso, magari dirmi che lavoro viene a fare, che tipo di attività vuoi fare, che tipo di interessi hai, e il discorso può entrare un pochino di più nel dettaglio. Poi c'è una domanda che mi ha colpito, perché me l'avete fatta in quattro, cambiando un po' i blocchi di anni, nel senso che mi avete chiesto cosa avresti detto alla te stessa di, alcuni hanno scritto 10 anni fa e altri due hanno scritto 20 anni fa, però rispondo perché la trovo molto carina, e ho trovato carino il fatto che
questo Damien il fatto che no, perché vorrei sapere cosa aveva scritto, ma non guardiamo dopo. E il fatto che sia una domanda che mi avete fatto più di una persona nella stessa volta in cui chiedevo di farmi le domande. Cosa direi alla me stessa di 20 anni fa? Direi di decidere prima cosa vuoi fare nella vita, perché io ho saltato da un po' di carriere e ambienti di lavoro diversi. Ho due forti background di carriera, di lavoro, molto forti, con grandi aziende, però molto diversi tra loro. Sono riuscita, per assurdo, a cambiare le skills tra uno all'altro e a fare un salto tra uno e all'altro. Certo, sono anche molto contenta perché questo mi arricchisce tantissimo, avere queste cose diverse, però sono anche certa che se avessi capito prima quello che volevo fare sarei cresciuta molto di più per quanto riguarda la carriera. Cosa avrei detto alla me stessa di 10 anni fa? Beh, non sono tanti, non lo so, 10 anni fa... non lo so, forse vorrei avere la forza che ho adesso, quindi alla me stessa di 10 anni fa direi, ok, Damien, ok, abbiamo capito, direi di insegnerei le cose che so adesso e che mi rendono una persona sicuramente più forte di 10 anni fa. Quindi questo è. Questa domanda mi piace perché toccate un argomento molto particolare con me. Se mi vedete la maglia sporca, sì, lo è. Cosa ne pensi di Caffè Concerto? Io innamorata della loro torta al cioccolato, io lo sconsiglio. Allora, voi come sapete, alcuni di voi lo sanno, l'ho detto in un mio, più di uno l'ho accennato video, io ho una forte esperienza di diversi anni nel settore della produzione, soprattutto della pasticceria, per tutto ciò che riguarda gli ingredienti, la produzione, la handling, questo a livello europeo, nel senso che mi sono occupata di anche leggi, normative, quindi produzione, lavorazione, preparare, cioè un sacco di cose nella produzione alimentare specializzata, particolarmente nella pasticceria. Quindi so quello che fanno alcuni posti, so riconoscere quando qualcosa è artigianale, quando non lo è, so le alternative che esistono invece che sono o completamente già fatte o a metà già fatte ma che sembrano artigianali, e I'm afraid Caffè Concerto è uno di questi, ovvero che utilizza un sacco di preparati. Anche, te ne accorgi anche da alcune cose, dal fatto di come la loro pasticceria sia praticamente sempre uguale in ogni posto che hanno, dai, fanno un sacco di quelle che vengono chiamate sheet cakes, quindi a blocchi, insomma non vado nei dettagli. So, se vuoi mangiarti un dolce, io non dico che la torta al cioccolato che a te piace tanto non sia buona, e magari i preparati che usano sono anche di ottime marche, cioè esistono dei preparati, delle ganache al cioccolato fantastiche della Calbo. La Calbo è una delle marche, se non la migliore, di cioccolato al mondo. Quindi questo non vuol dire che il preparato, la ganache al cioccolato fondente della faccia schifo. Esistono anche delle marche di preparati buonissimi, quindi bisogna vedere poi loro effettivamente cosa usano. Però ecco, io se vuoi un prodotto di qualità, certo non ti manderei lì. Detto questo, passiamo alla prossima domanda. Poi qualcuno mi chiede, mi fa un po' sorridere perché non so a cosa intende. Le passerelle per pedoni, aspetta. Le passerelle per pedoni, no, per pedoni in giro per la città. Io non ho capito cosa sono le passerelle per pedoni. Non mi viene proprio in mente. Cioè, un conto mi avessi detto le piste per le bici, ok, e sono aumentate quelle, ma le passerelle per i pedoni non so cosa vorresti dire. Esistono tour per ogni celebrità, tipo Harry Potter, think questo è, non lo so, no, non penso per grosse celebrità, non siamo nel tipo, forse ho capito cosa intendi dire, tipo i tour che ci sono là, like Beverly Hills o qualcosa del genere, Hollywood, no. Non così specifici perlomeno, cioè non così, perché lui dice oltre a quelli tipo di Harry Potter eccetera, che mi risulti no, cioè non c'è un tipo un tour che ti fa vedere, anche perché non mi viene in mente un attore, un'attrice british così importante da farci un tour sopra, ok.
Esiste un tour invece dei graffiti della città? Devo dire la verità, non lo so, credo di sì. Oltretutto mi chiedi sempre se ce ne siano. È come se ci sono a Shoreditch, ma anche in altri punti della città, anche a volte sparsi per tutte le zone, non credete in zona 1-2, ci sono dei graffiti meravigliosi, alcuni che prendono totalmente la facciata laterale di un palazzo. E non ne sono sicura se ci sono, potrebbe essere di sì, e comunque invece i graffiti ci sono e come. Poi, questa è una domanda che colgo anche qua per fare un po' di riflessioni, tanto mi prendo ancora un po' di caffè. La domanda dice: quali sono le aziende che sponsorizzano gli italiani per lavorare a Londra? Allora, facciamo un discorso, perché questa domanda racchiude molto, passatemi il termine, la mentalità e il modo di lavorare italiano. Ovvero, intanto la lista degli sponsor per venire a lavorare in UK è disponibile sempre sul sito del governo. Pensate che io, per fare la mia guida che sarà disponibile a breve, ho controllato questa lista l'altro giorno e al momento gli sponsors, che quindi le aziende che sponsorizzano, sono circa 70.000 quelle registrate. Quindi la lista si trova sul sito del governo. Però quello che mi colpisce di questa domanda è che tu chiedi specifico per italiani. Nessuno. O tutti, perché nessuno scriverà mai un annuncio di un ruolo con scritto sponsorizziamo solo italiani, questo lavoro è specifico per italiani. È assolutamente illegale fare una cosa del genere, come è illegale fare annunci, non vengono proprio pubblicati, e se vengono pubblicati per qualsiasi motivo le aziende rischiano sanzioni anche grosse. Non puoi specificare l'età o il sesso, se stai cercando un uomo, una donna, un ragazzo, una ragazza, l'età, la provenienza, non puoi assolutamente. Quindi una lista che sponsorizza italiani non esiste, tutti e nessuno, perché gli sponsor sono per tutti, quindi non c'è una risposta a questa domanda. Tu devi contattare le aziende, vedere gli annunci e proporti. Se poi sei italiano e ti prendono o non ti prendono, questo dipende dalle tue caratteristiche per quanto riguarda la tua esperienza di lavoro. A questo proposito però ti ricordo che appunto c'è questa guida che sarà disponibile super breve, perché ti giuro che stavolta veramente sono quasi alla fine di averla preparata. Ci ho cominciato a lavorare a gennaio 2022, quindi un anno fa preciso. Vi dico solo che sono 238 pagine e con questo andiamo avanti. Allora, questa è una domanda, mi dice: è vero che UK sta valutando di uscire dalla Brexit? Hai sentito parlare in merito o sai qualcosa? Assolutamente no. Allora, è vero che questa è una mia opinione che conta niente, però uscire dalla Brexit, ma hai presente cosa vuole dire? Tecnicamente, a mio avviso, è assolutamente impossibile ritornare indietro. Proprio vatti ad informare e capirai che è un passo impossibile. Seconda cosa, perché? Ormai è stato fatto, non vedo perché. Nel senso, uscire dalla Brexit significherebbe tornare nella comunità europea. Non mi veniva in italiano. Perché? Cioè, ormai sì, ok, siamo sempre lì, alla fine si è scoperto che la maggioranza non voleva uscire, ho capito, ma a che scopo ormai, quando adesso ci si sta cercando di far funzionare Brexit, tornare indietro? Sarebbe come darsi un ulteriore calcio, quindi assolutamente no. Tu mi chiedi, hai sentito parlare in merito? No, leggo un sacco di cose, non c'è assolutamente, non ho mai letto nessun titolo, un articolo che dice si sta valutando, i politici stanno facendo riunioni per capire, ma assolutamente no. Se questa cosa è uscita in Italia, sono le solite cose che si inventano i giornalisti per fare i soliti articoloni. Si parla di Brexit ogni tanto, che alcune cose non funzionano, che alcune cose invece funzionano meglio, ma io questo problema, di questo argomento specifico di tornare indietro, non assolutamente non l'ho sentito trattare. Bella questa domanda, Pierre, mi piace molto la tua domanda, e dice: rinunceresti alla tua carriera per dedicarti al 100% al lavoro di sui social o content creator? Sì e no, ovvero io sono anche una grafica,
adoro creare contenuti, mi sono occupata di copyright, di marketing, non sono brava a fare editare i video, ma questo lo sappiamo, e sono una project manager, quindi mi piacerebbe molto, ma dietro le quinte, ovvero mi piacerebbe moltissimo poter creare dei contenuti che non richiedano però il me dover mettermi davanti qua e fare un video. Mi piacerebbe moltissimo perché mi dà modo di esprimere la mia creatività, eccetera. Infatti il motivo per cui io poi creo anche tanti contenuti che sono disponibili sullo shop del mio sito, se non l'hai ancora visto, baci, o delle mini guide, o che mi piace a volte giocare con la grafica su Instagram, eccetera, o anche con la fotografia, a volte mi piace. Ho studiato fotografia quando ero molto giovane, non si direbbe, e quindi sì, mi piacerebbe, però un più dal livello di gestione, organizzazione, più che io stessa mettermi con la faccia lì davanti alla cam, o quelle che si fanno le foto con gli abiti perché sono affiliate con qualcosa. Ecco, io ho accettato delle affiliazioni, ma nulla che riguarda mettermi a fare la modella online, perché proprio non sarebbe il caso. Qui c'è una domanda di Mary che mi chiede perché per lo Skilled Work Visa bisogna stare al proprio paese, quindi in questo caso in Italia. A me hanno detto che per farlo, forse perché lei è qua, dovrei tornare in Italia, quindi salire e scendere. Non è solo quel visto, normalmente, senza andare nei dettagli, non solo UK ma anche in Canada, Australia, US, la maggior parte dei visti non devi mai essere in quel paese, ma devi sempre essere nel tuo di dove hai la cittadinanza, o la cittadinanza dove siedi. Quindi non è quel visto specifico, è che funziona così, diciamo, nell'85-90% dei casi dei visti in mezzo mondo. E funziona così, sì, non puoi. E poi abbiamo questa domanda che dice: qual è la stazione della metro che ti piace di più? Non lo so. Non mi ricordo quali stazioni della metro, quante ce ne sono a Londra. Tantissime. E anzi, magari la Shark ve lo metto qua sotto, io non è che l'ho viste tutte, perché comunque alla fine poi frequenti sempre i soliti giri, alcune non arrivi, magari sei lì per passaggio, non le guardi neanche. Mi piacciono molto i decori che ci sono nella stazione di Tottenham Court Road, dalla parte vecchia, diciamo, non dalla parte della non dalla parte nuova. E dentro ci sono questi decori fatti con le piastrelle colorate, mi piacciono molto. E sinceramente non mi viene in mente altro in questo momento. Aspetta che ci sto pensando. Mi piace moltissimo la scalinata enorme che c'è quando esci dalla stazione della metropolitana di Wembley Park, che c'è questa scalinata enorme, quindi la stazione è sopra elevata, tu vedi Wembley Mile e poi l'arco dello stadio. Quindi non la stazione insieme, ma la vista che c'è da lì. Sinceramente non me ne vengono in mente altre in questo momento. No, me ne è venuta una in mente che mi piace. Se trovo una foto te la metto qua. È la stazione di... is it Swiss Cottage? Or the other one? Oddio, anche qua sono confusa, perché ci sono queste due stazioni molto vicine una all'altra e io mi confondo sempre quale sia una e l'altra. Quindi ti metto una foto qua sotto e ti scriverò. Mi piacciono moltissimo le luci che ci sono in queste due piccole scale mobili, in questo ambiente piccolo, non troppo illuminato, e queste luci un po' tipo, non so, anni 60, non so come definirla. Mi piace molto quella. Ok, sono andata avanti per un buon 20 minuti, anche se taglierò qualcosa qui e là. E niente, quindi un video molto casareccio, spero di aver risposto a alcune delle vostre domande. E ho intenzione di fare dei video per quanto riguarda, ovviamente, per darvi informazioni su Londra, e ho in mente di fare abbastanza presto un video dove vi parlo un po' di dove mangiare, come gestire i vostri pasti veloce a Londra in modo anche un po' più economico, ok? Quindi magari dei pranzi, eccetera, dove poter andare senza spendere un capitale e darvi quelle piccole curiosità o alternative. Quindi spero che questo video vi piacerà quando lo pubblicherò, e niente, per il momento vi lascio, ma ti ricordo che iscriverti al mio canale, lasciarmi un commento, lasciarmi un like è il ripagamento più grosso e più carino che mi puoi fare. Grazie!